Ciao a tutti bei ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Se non avete visto lo scorso video, andatelo a vedere perché è molto bello. E oggi continueremo col mondo che avevo iniziato un po' di tempo fa. Ho cercato di migliorare l'inquadratura che me l'ha scritto un mio amico che mi ha dato un consiglio, un mio amico, io l'ho ascoltato. E ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun altro video e lasciate like e direi di iniziare. Come vedete ho spostato il computer e ho messo il telefono più in alto perché così si vedesse bene. Ok, questo era il mondo che avevo fatto un video anche. Ci avevo anche fatto un video. Ok, dormiamo. Ogni notte, se non lo sapevate, scrivevo ciao. Ok, come avevo detto nello scorso video, volevo fare questi per questi volevo fare volevo ampliare tutta questa isola che in realtà è un po' piccola e la volevo, secondo voi, scrivetemi nei commenti se è meglio o ampliarla sempre di sabbia o ampliarla di terra. Scrivetemelo nei commenti, non lo so. Datemi qualche idea. Comunque, andiamo qui per prendere un po' di terra. Ok, prendiamo un po' di terra. Ce ne servirà un bel po'. Non intendevo sostituire la sabbia con la terra, ma ampliarla con la terra. Poi deciderò io dove ampliarla. Ok, se non volete vedere questa parte del video, skippate. Io non posso. Ok, va bene. Prendiamo altra terra. Ok, prendo questi altri 2 blocchi e penso che ci basta, tanto non è che voglio ampliare un sacchissimo, solo poco poco. Ok, torniamo alla base, prima cosa prendiamo il grano e le canne da zucchero che vedo che sono cresciute. Ok, prendiamo le canne da zucchero. Ok, ripiantiamola qui che l'abbiamo rotta per sbaglio. Ok, abbiamo preso le canne da zucchero, le andiamo a mettere nella cesta e prendiamo tutto il grano che è cresciuto. Ora i video si vedono decisamente meglio. Che me l'aveva scritto un mio amico nei commenti, ha detto i video si vedono male e questa cosa io l'avevo già notata dal primo video. Certo, il primo video non aveva così tanta qualità perché ora c'è più un microfono. Infatti mi sentite meglio, tipo ora se mi avvicino mi sentite meglio! Scusate se ho urlato, vi avrò spaccato i timpani. Ok, non ci basta che andare a prendere tutto il grano e poi ampliamo il risoletto e magari costruiamo anche una casetta. Poi vediamo cosa riusciamo a fare, ecco. Perché qui non ci stanno i semini, non lo so, ok, ripiantiamoli. Sappiamo qui che l'abbiamo rotto per sbaglio. Ok, prendiamo questo non è buono. E ok, qui è caduta un'alghetta. Ok, qua e qua. Ok, non abbiamo cibo, abbiamo solo del pane, ma ora metto a cuocere questa carne con la legna perché non ho ancora trovato del carbone. Questa è lana nera. Pensavo che era qualcos'altro. Penso che basti per cuocere 6 di carne. Oppure no, no, sì, basta. Guarda, io faccio così. Poi vedo se ha fatto. Ok, ora prendiamo tutta la terra e anche la legna, che sono i materiali che ci serviranno per ampliare la casa. E io, ragazzi, avevo deciso di ampliarla qui da questa parte. Ok, procediamo ad ampliare. Finalmente,
Penso che aspettavate tutti da tanto questo momento. Infatti, stavo anche pensando anch'io di ampliarla, che l'avevo detto anche nello scorso video, che avevo detto ampliamo la casa, che ne so, poi vedremo nel prossimo episodio e finalmente ci siamo arrivati. Ok, la terra non ci basterà ovviamente, cioè ragazzi, non è che ce l'ho un fine mondo. E poi qui ci voglio fare un'altra piccola casetta, perché quella la vorrei trasformare in un piccolo magazzinetto. E questa, evitavo di metterli qua sotto così non li sprechiamo. E quella lì, e questa che faremo qui, se avremo il tempo, la farò la farò la mia casa. Ok, prendiamo tutte queste cose. Ok, depositiamo questi. Prendiamo un po' di cibo. Abbiamo qui una finta stilla. Aspetta. Ok. Abbiamo ancora. Ciao, squidda. Cosa vuoi? Niente. Oh. Vattene. Basta. Che noia, sti animali. Ok, ampliamo qui e questi ultimi 6 blocchi. E ovviamente qui sotto l'acqua non si rompe velocemente. E questi ultimi 6 blocchi li vorrei prendere da così. Piantare, mettere qui di lato. Ok, shiftiamoci. Dammi a me questo blocchettino. 1, 2, 3 e 4. Ok, ora vediamo di iniziare a trasformare tutta questa bellissima legna e di iniziare a fare la casetta. Ok, legna ne abbiamo, sì, anche più, anche, cioè secondo me questa ci basta. Poi dovremmo già avere una porta, che ne avevo craftate 3, non per sbaglio io. E direi di andare a prendere ancora quest'altra terra, come avevo detto, se non volete vederlo, skippate perché si è gonfiato il pesce pallina, non lo so. Ok, prendiamo questa. Questa. Ok. Cerchiamo ancora terra. Qui non ce n'è molta perché come vedete sono tutte isole. C'è quell'isoletta, poi c'è quell'isoletta anche. Questa è una isoletta. Sono intorno non era di... Sbaglio, ho zappato il blocco. Sono intorno non era di sabbia. Ok, siamo già a 8 minuti e 5 di video. Questo video lo farò durare 14 minuti. Perché così è più bello che durano di più. Ancora dei bei 5, ancora bei 6 minuti di gioco. Che bello. Poi così i video più lunghi sono anche belli e più al giorno. Oggi ho fatto quello della tavola Ouija che lo devo ripubblicare perché c'era scritto non riuscivo a mantenere i dati del video, forse perché ci avevo messo anche la descrizione, ora lo ripubblico e faccio la descrizione perché era della tavola Ouija. Ok, sto giocando molto scomodo nella posizione perché c'ho il mouse appiccicato alla tastiera e c'ho il computer storto. Lo sto facendo per voi, ovviamente. Se no mica ero scema, giocavo così. Di terra ne abbiamo 45, vabbè. Ok, questo episodio è dedicato solo a fare questa casetta e a fare questo piccolissimo upgrades. Piantiamo anche questi blocchettini. Ok. Tanto ne abbiamo molti ragazzi. Penso che per questo episodio riusciremo a fare tutto. Non solo la casa, perché ci metterò anche tantino a fare la casa perché mi ci voglio impegnare. Non voglio fare una schifezza. Che vai così un blocchetto 10x10, il tettino carino, no. Vuoi fare per bene. Ok, finiamo questa cosa.
Siamo a 10 minuti di video, fra 4 minuti lo interrompo. Ok, piantiamo questi e vediamo se riusciamo a fare la casa, ma non penso. Ok, con questi due ultimi blocchi abbiamo confermato. Vabbè, sto scherzando. Abbiamo finito la parte da ampliare. Purtroppo qui sotto non li ho messi i blocchi, se no li sprecavo, che tanto è una piattaforma. Cavolo, sono caduto. Ok, però se prendo un blocco di terra con Silktouch, però non lo posso fare, lo metto qui, cresce tutta. Però penso, anzi non penso, speriamo che crescerà, che diventerà verde, perché così terra, marrone, fa un po' schifo. Sembra quella cosa lì che state pensando. Ok? Meno male che sono veloce a costruire, se no ci mettevo 3 anni. Non mi sto vantando ovviamente. Infatti ho già sbagliato, sì, che bello. Ok, piantiamo questi blocchetti. Abbiamo anche molta legna, ne avevamo uno stacco e 23 se non sbaglio. Poi qui ci facciamo tipo un mini ortino, visto che è avanzato. Anche due orti per ricavare del cibo non fanno male. È cresciuto questo albero che darà un po' noia, a dire la verità. Ok, ho sbagliato. Ok, finiamo di fare il tetto, siamo a 11 minuti e 20 di video. Ok. Mi fa male il dito, bene. Ok. No, ho finito. Okay. Ne ho altri 23. Ok, qui risparmiamo quest'angolo giusto perché anche perché c'è l'albero. Aspetta. Ok, facciamo questi. Non so se riusciamo a fare la porta. 10 di legna, uff. Faccio la porta e poi concludo il video, raga, perché devo anche muovere perché sennò dura troppo e non me lo carica. Ok. Cacchio, sto a fa! È diventata anche notte, benissimo. Poi prima o poi faremo il pavimento e il tetto perché le porte si rompono piano. Ok. Ok, allora, aspetta. Allora, ragazzi, direi che il video si può concludere così. E, beh, ciao ragazzi.